Ancora qui da Cernobbio, siamo in compagnia di Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini Associates. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Io partirei dal dato di giornata, l'inflazione nella zona euro, un'inflazione record 7,5%. Che indicazione ci dà questo dato, soprattutto alla luce anche, no, poi di quelle che saranno le prossime mosse della Banca Centrale Europea? Sì, 7,5% headline, 3,4% escludendo energia, 3,0% escludendo anche cibo, tabacco e altri beni sensibili ai prezzi energetici, quindi sono valori molto molto alti a cui la Banca Centrale Europea difficilmente non potrà non reagire. Sappiamo che c'è stata una prima revisione delle previsioni a marzo che ha condotto a un'accelerazione del tapering, che quindi degli acquisti netti che finiranno a giugno, e con un'ulteriore revisione a giugno evidentemente si può iniziare a pensare a rialzi della Banca Centrale Europea anche entro quest'anno, che inizialmente, anche solo fino a qualche settimana fa, venivano esclusi. Ecco, insomma, questo workshop di primavera arriva in un contesto molto complesso. Ovviamente c'è lo spettro stagflazione, c'è l'incertezza legata chiaramente anche al conflitto in Ucraina. Noi vogliamo chiedere, insomma, che aria si respira dentro, perché, insomma, è molto incerta la situazione e nei corridoi si vocifera che dentro si sia parlato di uno scenario molto negativo e che addirittura i governi non siano in grado, non trovino le parole giuste per comunicare quanto sia negativa la situazione. Sì, in parte mi ritengo anche un po' responsabile di questo, insieme a Nuria l'abbiamo scritto un pezzo per Project Syndicate, esattamente per dire che non esiste un optimal policy mix, cioè non esiste una combinazione di policies che possono essere adottate che ci permetta di uscire fuori da questo scenario, perché ci sono troppi obiettivi: crescita, inflazione, punire la Russia, tenere i tassi a lunga bassi, cioè monetizzare il debito, rispetto agli strumenti disponibili, che sono politica monetaria, politica fiscale e sanzioni. Questo vuol dire che l'outcome comunque sarà subottimale. A questo punto i policy makers possono fare solo due scelte: o rinunciano a uno di questi obiettivi e quindi avremo inflazione più alta, oppure crescita più bassa, oppure sanzioni meno efficaci, oppure tassi a lunga più alti. Oppure si rinuncia un pochino di tutti questi obiettivi per cercare di, in qualche modo, perseguirli un po' tutti, un po' il juggling, come si dice, degli strumenti e degli obiettivi, e a quel punto avremo comunque un outcome, diciamo così, macroeconomico subottimale. Non si riesce a trovare un path, un percorso che ti permetta di massimizzare tutti gli obiettivi di politica monetaria, fiscale e sanzionatoria contemporaneamente. Ma da questo punto di vista c'è qualcuno che ha fatto qualche errore, dal vostro punto di vista? Ex post è facile parlare di errori, chiaramente le banche centrali hanno molto sottovalutato il tema inflazione per più di un anno, ritenendo che fosse transitoria. Noi nell'aprile 2020 scrivemmo, scusate, nel 2021 scrivemmo che c'era l'enorme rischio che questa inflazione non sarebbe stata transitoria, iniziamo a parlare di pericolo stagflazione, un po' nello scetticismo in generale, adesso purtroppo è una parola sulle labbra di tutti, come sappiamo. Però non è l'unica, le banche centrali non sono le uniche, ovviamente poi è sempre difficile fare previsioni quando il contesto è così incerto, ma anche i governi rischiano di fare errori in due direzioni: fare stimolo fiscale che a sua volta stimola l'inflazione, l'abbiamo visto negli Stati Uniti, una parte dell'inflazione è dovuta a un eccessivo stimolo fiscale durante la pandemia, ed evidentemente i governi poi possono rischiare di fare errori che hanno già fatto in passato, per esempio reintrodurre cap ai prezzi, cap alle tariffe, cap salariali, reintrodurre politica dei redditi, tutte cose che sono state provate negli anni 70, non hanno funzionato, peggio ancora se si tornasse all'indicizzazione dei salari, delle pensioni, quindi innescare quel meccanismo che poi porta alla spirale prezzi e salari che porta l'inflazione fuori controllo. Siamo al 7,5, ci spaventa, negli anni 70 arriviamo oltre il 20. Volcker dovette come si dice, ingegnerizzare una recessione per portare giù l'inflazione. Lo fece, ma il costo ovviamente economico e sociale fu altissimo. Il prezzo evidentemente all'epoca lo pagò Kahneman,
Carter prendendo le elezioni successive, ovviamente insieme alla crisi che si sviluppò in Iran, e questo potrebbe essere anche il destino di Biden eventualmente. Quindi purtroppo tutte queste cose si stanno in qualche modo realizzando contemporaneamente. Ha parlato di price cap, dunque lei non è d'accordo con l'ipotesi di un tetto europeo al prezzo del gas? Ma diciamo così, politiche calmieratrici dei prezzi possono funzionare, però abbiamo visto alcuni governi introdurre per esempio freezing delle accise oppure restituzione delle accise. Nel breve possono avere un marginale effetto positivo, nel lungo costano molto e l'effetto è limitato. In generale, diciamo così, l'introduzione di ulteriori strumenti, perché questo è il fatto. Parlavamo prima che ci sono più obiettivi che strumenti, quindi si dice ok, introduciamo nuovi strumenti che ci siamo scordati in economie, diciamo, aperte, che sono strumenti amministrativi, controllo amministrativo dei prezzi. Può sembrare nel breve una soluzione, abbiamo visto negli anni 70-80 che il prezzo di introdurre questi strumenti è molto superiore, il costo di introdurre è molto superiore ai benefici e ci vuole poi molto più tempo a tornare su una dinamica naturale. Chiaramente, ci troviamo in una situazione molto complessa, due negative supply shocks contemporanei, Certo. pandemia e guerra non in paesi qualunque, in paesi che esportano food, quindi il grano dall'Ucraina, per parlarci chiaro, il gas dalla Russia, il petrolio dalla Russia, cioè tutto quello che è the engine, no? Feeds the engine of the global economy. Ecco, è chiaro che trovandosi di fronte a una situazione del genere, nessun policy maker, diciamo così, ha un compito facile. Però abbiamo visto che il coordinamento aveva in qualche modo funzionato durante la pandemia, adesso questo coordinamento si è completamente perso tra politica monetaria e politica fiscale, si è passati a una divisione del lavoro che non sta funzionando, ma purtroppo non è che funziona per cattiva volontà, ma perché proprio anche teoricamente, quello che abbiamo cercato di mostrare con Nuria, non si riesce a trovare un optimal policy mix. Si può solo minimizzare una loss function, funzione di perdita di policy, che ovviamente è un obiettivo minimo e subottimale, ma è il massimo che si può fare in una situazione del genere. Molto interessante, grazie per essere stato con noi, Grazie Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini Associates.